122 anni di musica, ma soprattutto di storia e cultura. È l'Istituto Musicale Parificato Braga di Teramo, un'eccellenza in Abruzzo, senza più la sua storica sede di Piazza Verdi da tanto tempo a causa degli sciami sismici. Anni di traslochi e di precarietà non hanno però minato iscrizioni e fama di questa scuola, che ha ottenuto anche la statizzazione. L'ultimo sfratto è di questi giorni. Il Braga deve lasciare i locali di via Taraschi ad un'associazione di disabili entro la fine di ottobre, proprio all'inizio dell'anno accademico. Il comune di Teramo non sarebbe in grado di assicurare all'istituto una sede idonea, ma per fortuna arriva la soluzione e arriva dall'INPS. Noi abbiamo agito in autonomia e siamo riusciti a ottenere una bellissima sede a Teramo, che è la sede ex INPS, a Teramo nota come INPDAP, e siamo contenti. Questo è il nuovo corso del Braga, abbiamo la possibilità di programmare per 6 anni un futuro tranquillo per i nostri allievi, per i nostri docenti, per i nostri programmi. Abbiamo 1500 metri quadri a disposizione, l'operazione è stata fatta in assoluta serenità, e anzi colgo l'occasione per ringraziare l'INPS, nella persona del direttore regionale e anche il direttore che è qui presente, il direttore di Teramo dell'INPS, che ha partecipato con noi a questa operazione. Ma i locali sono idonei? Sono molto idonei, noi in genere siamo abituati a organizzarci in maniera tale di essere anche qui autonomi. Questa struttura che ci è stata concessa dall'ASP 1 è stata da noi verificata anche in sede sismica, adesso naturalmente si presenta al futuro, cioè non nostro, di coloro i quali l'abiteranno, in maniera estremamente convincente, perché abbiamo fatto verifiche sismiche e tutto. Ci spiace un po' lasciare questa sede perché per noi era estremamente confacente a quello che poteva essere il nostro futuro, però nel contempo siamo molto 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 felici di aver trovato una bellissima sede che naturalmente è al centro della città, che ci potrà dare continuità e soprattutto ai nostri allievi. Le iscrizioni come vanno? Le iscrizioni stanno andando molto bene, perché è chiaro che era importante dare una sorta di serenità a coloro i quali sono i nostri allievi cittadini, che in questi ultimi tempi, devo dire, erano abituati a peregrinare un po' per Teramo. Però il messaggio che vogliamo lanciare è che noi in perfetta autonomia siamo riusciti a creare una continuità per questo istituto. Storico, 120 anni più 2.